Il governo democratico è costretto a fronteggiare la diffidenza dei vincitori e quella degli stessi tedeschi, che la sconfitta ha lasciato in uno stato miserevole. Fra i vari problemi interni della Germania, quello dell'inflazione è il più oscuro. Il marco non vale più nulla. Nel 1923, per spedire una lettera, sono necessari 100 milioni di marchi. L'economia è sull'orlo della catastrofe. Parecchie industrie sono fallite. Alcune banche hanno chiuso gli sportelli. Cresce ogni giorno il numero dei disoccupati. Soltanto gli estremisti sembrano trovare ascolto. Fra questi sono a Monaco, in Baviera, i seguaci di Adolfo Hitler. Hitler è il figlio di un doganiere austriaco e in questo momento ha 34 anni. Nel 1914 si è arruolato nell'esercito tedesco e alla fine della guerra è tornato a casa depresso per la sconfitta, come tanti altri soldati. Gli avvenimenti successivi lo hanno convinto che la Germania è stata pugnalata alla schiena dai suoi stessi uomini politici democratici. Il giovane Hitler ha poche idee, ma straordinarie doti di oratore. Quando prende la parola, grida e rantola. Denn ihr seid Fleisch! Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reiches sein! Per noi che lo guardiamo ora si rende anche ridicolo, ma senza dubbio possiede il potere straordinario di far presa sugli ascoltatori. Parla di una Germania destinata a risorgere dallo stato umiliante in cui si trova. Sostiene che occorrono grandi cambiamenti. La liquidazione della Repubblica Imbelle, il rifiuto del Trattato di Versailles. Il numero di coloro che lo ascoltano aumenta di giorno in giorno. Ha preso in mano un esiguo raggruppamento nazionalsocialista ed ora lo sta trasformando in un partito nazionalista e razzista. È un antisemita fanatico. Se i tedeschi hanno perduto la guerra e se ora sono vittime dell'inflazione, dice, la colpa è degli ebrei. Nella nuova Germania non ci sarà posto per la razza ebraica. Trova dei finanziatori e compra un giornale, il Völkischer Beobachter, col quale attacca il governo democratico accusandolo di comunismo e semina l'odio antisemita. Inquadra militarmente i più decisi fra i suoi seguaci, dà loro una divisa sommaria, la camicia bruna, e una bandiera nella quale campeggia una croce uncinata. Suo modello è il fascismo che Mussolini ha proprio ora portato al potere in Italia e i metodi che adotta, la violenza contro le cose e le persone, sono i medesimi. L'emozione provocata dal colpo di mano francese sulla Ruhr fanno pensare a Hitler che sia giunto il momento per impadronirsi del potere. Da tempo i suoi seguaci si vanno addestrando per passare all'azione. Così prima...